Sono qui con il prefetto Federico, il questore di Catania. Ci sono, nel tentativo di entrare, ci sono gli altri prefetti della Sicilia orientale, i comandanti delle forze di polizia della Sicilia orientale, quindi di Catania, Messina, Enna, Siracusa e Ragusa. Vi faccio delle brevi comunicazioni, poi mi sottoporrò alle vostre domande. Oggi abbiamo tenuto un incontro appunto con i prefetti della Sicilia orientale e con i responsabili delle forze dell'ordine della Sicilia orientale, a questa riunione hanno partecipato anche il comandante interregionale, il generale Governale, ed il comandante Gibilaro della Guardia di Finanza. Abbiamo fatto un punto di situazione su tutte le questioni che riguardano l'ordine pubblico, la sicurezza e le materie di competenza del Ministero dell'Interno in questa parte della Sicilia, e penso che i risultati di questo incontro possano considerarsi dei risultati positivi. Abbiamo avuto modo di studiare i dati provincia per provincia. Soffermo specificamente e particolarmente sulla provincia di Catania, dove abbiamo potuto constatare che l'andamento della delittuosità evidenzia un trend decrescente, perché il numero dei delitti commessi è calato del 10% rispetto ovviamente allo stesso periodo dell'anno precedente, e questo andamento consolida un dato che era già presente nel 2014 rispetto al 2013. Era già calato l'indice di delittuosità l'anno precedente. Il trend di Catania città è equivalente, con un calo dell'11%. Per quanto riguarda i presidi delle forze di polizia qui a Catania, in provincia di Catania sono in servizio in questo momento 4.161 unità delle forze dell'ordine, e il concorso delle forze armate è particolarmente significativo perché è operativo un contingente di 200 militari delle forze armate con servizio strade sicure, con l'operazione strade sicure. Il contingente è anche impegnato nei servizi di vigilanza per i centri per gli immigrati. Abbiamo affrontato anche la questione dei beni sequestrati e confiscati, da questo punto di vista anche i risultati sono buoni, cioè nel 2014 sono stati sequestrati 645 beni per un valore di oltre 145 milioni di euro, e confiscati beni di 1000 beni per un valore di circa 302 milioni di euro. Quindi 645 beni sequestrati e 1000 beni confiscati. Quelli sequestrati per un valore di 145 milioni di euro e quelli confiscati per un valore di 300 milioni di euro. Anche dal punto di vista della cattura dei latitanti, le cose nel 2014 sono andate bene, perché sono stati catturati 4 latitanti dell'elenco dei più pericolosi, e con l'arresto di questi giorni di Sebastiano Mazzei si è realizzato l'arresto di un altro latitante di significativa pericolosità. Abbiamo affrontato ovviamente anche gli altri argomenti che riguardano questa nostra terra di trincea, che è una trincea terrestre e marittima. Mi sono complimentato con la Guardia di Finanza, oltre che con il questore di Catania, per il lavoro svolto in mare, che sta portando a importanti azioni di sequestri di carichi di droga e non solo di droga. E mi sono complimentato con i carabinieri per il sostegno che danno da protagonisti all'azione in termini di sicurezza e di ordine pubblico. In questa provincia l'azione di cooperazione e di coordinamento funziona molto bene tra il prefetto e le forze dell'ordine, e noi abbiamo potuto constatare la sinergia e la cooperazione veramente ad alti livelli qui in provincia di Catania, ma in tutte le realtà della Sicilia orientale. Qui vedete accanto a me il prefetto di Siracusa, il prefetto di Ragusa,
e vedete anche il comandante Gimilaro e il questore di Catania, i questori di Ragusa e di Siracusa. Bene, cosa voglio dire con tutto questo? Che l'azione dello Stato si è svolta in modo veramente sinergico ed il nostro compito è facilitato da questa azione di coordinamento che si svolge a livello di forze dell'ordine. Abbiamo affrontato dunque anche le questioni che riguardano le altre province della Sicilia orientale e sono contento del lavoro che si è svolto fin qui. Catania rimane una trincea e questa trincea lo Stato la presidia con tutta la propria forza. Catania e la Sicilia orientale sono dei luoghi particolarmente sensibili per la criminalità organizzata e sono molto sensibili per quanto riguarda anche i fenomeni migratori. Abbiamo parlato ovviamente anche di quest'ultimo aspetto e abbiamo fatto un punto che possa consentire di mettere sempre più in efficienza tutto il sistema e di realizzare gli obiettivi che ci prefiggiamo, che sono quelli della equa distribuzione su tutto il territorio nazionale. Vi ringrazio.